Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il reddito di cittadinanza, anzi no, che il sondaggio lo danno in alto. Il reddito di cittadinanza è servito soprattutto a questo, a far prendere i voti a Conte, cioè no. È stato utilizzato come uno strumento di clientelismo politico da Movimento però porta le persone a dopodiché, fine mese. Però perdonatemi, dopodiché se vogliamo parlare del reddito, parliamo del reddito. La nostra posizione è che il reddito non ha funzionato, semplicemente uno strumento va analizzato per quello che è. Il reddito ha generato un sacco di truffe, un sacco di lavoro nero, non ha risolto il problema della povertà. È ovvio che lo Stato deve dedicare alle persone che hanno bisogno, che non possono lavorare, che non arrivano a fine mese, un aiuto economico consistente. Noi l'avevamo immaginato col reddito di inclusione che andava potenziato nelle cifre. Il problema non è dare risorse a chi non ce la fa o a chi non può lavorare, lo Stato deve addirittura aumentarle le risorse che dà a chi non ce la fa. Il problema è che il reddito di cittadinanza, così come è pensato, è uno strumento che non funziona. Mette insieme due esigenze diverse, lo abbiamo detto tante volte. L'esigenza di chi non può lavorare e deve essere in maniera sacrosanta aiutato dallo Stato, ma l'aiuto deve arrivare puntuale, specifico a chi ha bisogno, non tramite un algoritmo dell'INPS, ma tramite i comuni e le politiche sociali che sanno dove sono le esigenze. E invece per chi deve cercare lavoro e può lavorare, lo Stato deve mettere tutte le risorse che ha per costruire occasioni di lavoro, e le occasioni di lavoro non lo crea lo Stato, no, ma figuriamoci. Quindi questo è il nostro punto. E abbiamo fatto al governo delle proposte sul reddito, però mi faccia dire, perché qui io sono ammirato dalla plomba, dal rigore, dall'austerity che si è impossessato degli esponenti di governo, però voglio ricordare che questi esponenti di governo 4 mesi fa hanno fatto una campagna elettorale proponendo che si andava in pensione prima, quota 42, che si faceva la flat tax per Busmero, tutti. La vedo un po' Draghiano, la vedo un po' Draghiano. No. Questo aspetto questo qui. È quello. Questo, noi abbiamo dato 30 miliardi all'energia. Io però non l'ho interrotta. La signora non l'ho paga interrotta. Meno la bolletta, aspetto, perché sono stati dati 30 miliardi di guardi, sul risparmio. Io lo capisco, Busmeroli, che lei è in difficoltà. No, lei in campagna elettorale per le regionali. Anche lei in campagna elettorale. Il problema vostro è che voi siete in campagna elettorale per e dovete imparare a dire agli cittadini la verità, non quando siete al governo. 30 miliardi dovete sull'energia. Dovete dirgliela quando siete in campagna elettorale. Allora, avremmo avuto mi le permette persone di, al freddo. Mirta, io l'ho interrotto. Però no, ha ragione. No, allora, ma sono io che l'ho tirato in ballo, perché allora, mi divertiva questa idea che lo descrivevi allora, come un rigorista. È un tema che riguarda tutta la politica. La politica deve imparare a raccontare la verità di come si trova un paese in campagna elettorale e dopo la campagna elettorale. Comunque posso dire, scusi. Il problema, il problema è che la destra in campagna elettorale ha raccontato che tagliava le accise sulla benzina, che abbiamo mandava tutti in pensione anni, prima, che mandava tutti in pensione per... prima e cioè che si faceva può fare la flat tax per tutti. Un programma questo hanno raccontato, eh? Questo hanno raccontato. Scusa, ma in 60 giorni infatti fa un nessuno elettorale. Lo pretende. E infatti nessuno pretende. Il problema è che in questi tre mesi, di governo, hanno fatto per l'80% una fotocopia della legge di bilancio del governo Draghi. E a noi ci va benissimo, figurarsi. Se continuate a fare fotocopie del governo Draghi, a noi ci va benissimo. Per il resto del 20% invece hanno fatto cose dissennate, perché non hanno trovato. Ora Chicco Testa dice giustamente, costa molto l'intervento sulla benzina. Lui dice 1 miliardo. Da marzo a dicembre è costato circa 7 miliardi, diciamo a spanne 2 miliardi ogni trimestre. Bene. Non si sono trovati 2 miliardi, la nostra proposta era facciamolo fino al 31 marzo, proroghiamolo fino al 31 marzo, una misura specifica per 3 mesi, questa è la nostra proposta. Quei 2 miliardi non si sono trovati, 900 milioni di euro per fare uno sconto fiscale all'Otito e ai presidenti ricchissimi delle ricchissime società. Fermiamoci qua perché deve rispondere. Questo è quello che bisogna raccontare ai cittadini. Poi Cremaschi, mettilo il cartello, Cremaschi, che è un'idea per Busmeroli. Allora, fermatevi un attimo. È totalmente sbagliata. La tua posizione. Allora, devo andare in pubblicità, poi la faccio rispondere. Gusmeroli, tra l'altro c'è una proposta di Cremaschi, guardi un po' cosa potete fare, ce l'avete la soluzione, tassare i ricchi. Allora, faccia di Chicco, tassare i ricchi, una bella patrimoniale, si trovano i soldi, dice Cremaschi, devo correre il pubblicità.